Zaccaria, lui l'ha detto, ma insomma sono state decisioni molto contrastate. Io personalmente ho avuto una posizione molto netta di contrarietà. Vorrei aggiungere che oltre le sue denunce ci sta anche una mia denuncia, quindi lui lo sa perché ne abbiamo anche parlato su questo, quindi chiamare me per spiegare cosa ha fatto l'autorità in quel frangente, insomma, mi pare una cosa piuttosto surreale, quindi lo dico, ripeto, non con ironia, non lo dico neanche con contentezza, ma lo dico con amarezza, perché questa è un'autorità che, a mio modo di vedere, su questi temi avrebbe dovuto fare molte cose. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che una volta che c'è stata la violazione della norma parametro durante la campagna elettorale, andava da sé l'applicazione dell'articolo 7 della legge sul conflitto di interessi. Quindi su questo non posso che essere assolutamente in linea e aver svolto lo stesso tipo di ragionamento all'interno dell'autorità anche rispetto a sedi esterne all'autorità nell'evidenziare con una mia denuncia sostanzialmente questa circostanza. No, io sul problema invece faccio due piccole considerazioni. Una sul tema della RAI, mi pare che la relazione di Antonello Falomi sia molto... è stata molto interessante, soprattutto per la prima volta è una relazione che parla di cose nuove, cioè a un certo momento, soprattutto la parte iniziale, ci dice attenzione che il perimetro del mondo dell'informazione è cambiato, oggi c'è la rete, ci sono fenomeni assolutamente nuovi. Noi sappiamo che ci sono patologie note della RAI, alcune di queste in questi anni si sono aggravate per il conflitto di interessi. Che cos'è che è cambiato realmente in modo molto pesante, forte rispetto al passato? Le condizioni di contorno. Insomma, io non lo so, però a me pare certe volte un dibattito un po' chiuso in se stesso. Due giorni fa, nelle elezioni locali a Berlino, il Piraten Partei prende il 7,4% dei voti, cioè un partito che nasce totalmente sulla rete, completamente sulla rete, supera addirittura i Verdi e mette in grande, diciamo così, difficoltà i partiti del centrosinistra, della sinistra tedesca. I commentatori maggiori tedeschi sono dell'opinione che al Bundestag ci sarà un'affermazione netta di questa aggregazione. Cosa dice questo? Partito dei pirati, ma in realtà, nella sostanza, qual è la filosofia? Democrazia di base attraverso l'uso della rete. Ora, ci sono stati i casi del Maghreb, c'è la Siria, ci sono gli ultimi dati delle Nazioni Unite sull'Africa che vi suggerisco di andarvi a leggere, perché è una cosa di straordinario interesse. La Nigeria ha 50 milioni di accesso internet, la Nigeria, l'Egitto 30 milioni, cioè un mondo che si apre, siamo all'alba di una condizione della comunicazione completamente diversa e, a mio modo di vedere, anche il tema della riforma del sistema radiotelevisivo e in particolare della RAI dovrebbe entrare un po' dentro questo contesto più generale. Cioè, mi domando oggi, per esempio, se un servizio pubblico possa funzionare su una missione così come costruita, e questo ha fatto bene Falomi a dirlo, in modo così tradizionale. Questo è un servizio pubblico che è assente sulle piattaforme, sostanzialmente assente sulle piattaforme, diciamo, nuove, non fa da ruolo, non svolge un ruolo di promozione all'uso delle tecnologie in questo paese, come pure dovrebbe fare. Questo è un paese demograficamente vecchio. Si dice internet bisogna insegnarlo nelle scuole, ma chi non va a scuola? Noi abbiamo una popolazione, diciamo così, adulta, no? Forse il servizio pubblico potrebbe svolgere una funzione positiva anche nell'uso delle tecnologie. Uno dei grandi temi italiani, arretratezza, è proprio la cultura nel rapporto con la rete, con l'informatica. Quindi dentro queste questioni ci sta una revisione profonda del tema della missione del servizio pubblico, della sua capacità di essere coerente con questo mondo, questa alba di un nuovo mondo della comunicazione. Io francamente tutto questo lo vedo molto lontano. È evidente che una missione del genere porta con sé una governance, che non può essere una governance di tipo tradizionale. Io non sto a ripetere tutte le cose che avete detto fino a qua, cioè qui non si tratta tanto di economia, si tratta di avvicinare, come spesso sta accadendo in questo paese, un'istituzione come la RAI ai cittadini. Questo, cioè, è sufficiente costruire una RAI con una missione nuova, con una governance più vicina alla società,
lascio tutto il tema delle risorse, lascio anche il tema che di straordinario rilievo anche delle risorse non solo pubbliche, di quelle pubblicitarie, l'idea se debba permanere un sistema di doppio finanziamento. Segnalo semplicemente, poi non so se qualcuno avrà modo di rintervenire su questo, che c'è una tendenza della Commissione europea dopo la seconda comunicazione sui servizi pubblici a dire una cosa piuttosto pericolosa, cioè dire pericolosa per la RAI, e cioè che sostanzialmente gli Stati membri possono avere un servizio pubblico, non è detto che questo servizio pubblico debba essere svolto dal medesimo soggetto, cioè è possibile anche, come dire, suddividere a lotti il servizio pubblico e affidarlo per asta attraverso una gara. Tenete presente che qualcosa del genere è già avvenuto in questo paese, ci fu una presa di posizione dell'allora garante della concorrenza Tesauro, per esempio in materia di trasmissioni radiofoniche parlamentari, no? Quando si disse, fu Tesauro a dire, ma perché non si fa la gara? Quindi attenzione, quindi costruire un sistema per cui poi ha un senso tenere un soggetto che lo fa di fronte a un'obiezione anche di evolutiva nella giurisprudenza comunitaria di questo tipo. L'altra questione riguarda le autorità. Non è bello, io lo capisco, insomma, non è per me agevole, stando seduto lì, me ne sto andando, dice, beh, è comodo dirlo adesso. In verità questo è un discorso vecchio che con alcuni abbiamo fatto da tanto tempo. C'è un tema che riguarda anche le autorità, non è sufficiente riformare la RAI, il sistema dell'informazione è una cosa molto più complessa, è un ecosistema. Sulle autorità, beh, intanto i meccanismi di nomina. Allora, qui è stata fatta un'operazione di taglio del numero dei componenti dell'autorità ad invarianza del sistema elettorale. E questo pone dei problemi, pone in astratto addirittura la possibilità che in una delle due commissioni si determini una maggioranza precostituita. Ricordo che per esempio esiste una commissione dell'autorità, che è la commissione dei servizi e prodotti, che si occupa di par condicio di vigilanza sull'informazione politica, per esempio sulla materia televisiva e pubblicitaria e così via. Quindi insomma è stata fatta un'operazione semplicemente di taglio, ma non è stata fatta un'operazione di riorganizzazione dei temi, come dire, che questo taglio avrebbe comportato sul piano anche della rappresentatività. Erano 8, sono diventati 4, col voto limitato a 1, alcune forze politiche, se vale un principio oltre che di competenza, di rappresentazione anche delle idealità, rischiano di rimanere fuori. Questo è un tema di tutta evidenza che io non so se il Parlamento vorrà affrontare. L'altra questione riguarda il meccanismo, deve rimanere così o può essere assimilato, come alcuni sostengono e secondo me ha ragione, al modello delle altre autorità, cioè una nomina con i 2/3 della commissione, delle commissioni parlamentari competenti, quindi con un voto allargato che renda diciamo più forte anche l'elezione. Ci sono stati casi evidenti in cui c'è stato un problema, lasciamo stare il tema penale o altri temi di contorno, ma ci sono stati temi enormi di deontologia. Oggi la deontologia del comportamento è affidata a norme, diciamo, fatte da sé dalle autorità, non sono scritte nella legge. Questi principi devono entrare nella legge, devono essere principi a cui sono collegate delle sanzioni chiare. Altrimenti si va verso forme di irresponsabilità molto alta. E poi è difficile anche, ripeto, colpire, sanzionare gli abusi. Vicende anche che hanno toccato la GCOM ne sono prova. Quindi questo è un tema, quello del comportamento. L'altra questione, quindi do per scontato la competenza, il fatto che debbano essere trasparenti queste norme, tutto quello che fin qui è stato detto. L'altra questione che io ritengo importante è che secondo me è sbagliato conferire a un'autorità che, per quanto possa essere costituita dalle persone migliori del mondo, ha sempre, come dire, un limite in una, almeno in un campo di azione che ad essa in questo momento è conferito, cioè togliergli il problema della valutazione editoriale delle trasmissioni televisive. Questa è una roba che giudicare della coerenza con principi delle trasmissioni televisive è una follia, è assolutamente una follia. Abbiamo visto, io sono stato fermamente contrario, ma non sono stato contrario per simpatia alle trasmissioni, ma sul principio.
È evidente che non si può sindacare se quella certa, diciamo così, quella certa idea editoriale della trasmissione sia o non sia coerente con i principi peraltro generalissimi posti dalla legge. C'è un tema quindi, secondo me, di sottrazione a queste istituzioni di questo argomento. Non si capisce perché questa non può essere una questione nei suoi aspetti patologici, perché ovviamente ci possono essere delle condizioni che diciamo scartano sulla patologia, non possa essere affidata al giudice. Non possa essere il giudice a intervenire attraverso, per esempio, un procedimento accelerato, particolare, eccetera, cioè con condizioni di giurisdizione e non un provvedimento amministrativo. Noi qui siamo intervenuti su trasmissioni, sanzionandole pesantemente, con un provvedimento amministrativo, in una materia che è fortemente, diciamo così, gravata da rilievi costituzionali, qual è quello appunto della libertà di espressione, della libertà giornalistica. Quindi, ecco, io se posso consegnarvi questa considerazione sulle autorità, questa della deontologia fissata per legge e questa di togliergli sto benedetto potere di intervenire su tutte le trasmissioni televisive che si fanno, e per ultimo il ragionamento è anche sulla questione, se volete, della scelta che adesso dovrà essere operata. Torno un attimo a questo, ci sono varie iniziative, c'è un'iniziativa per esempio che trova la mia, proprio in coerenza con quanto dicevo all'inizio, trova la mia più totale adesione. In rete, per esempio, si sta creando un movimento non per scegliere i candidati, perché questo spetta al Parlamento evidentemente, ma perché questi candidati presentino almeno dei requisiti che siano requisiti di sensibilità rispetto a certe questioni. L'autorità nei prossimi mesi dovrà affrontare questioni delicate. La prima di queste, oltre quelle che riguardano il sistema radiotelevisivo, è quella sulla libertà della rete. La regolamentazione del copyright, i temi sulla neutralità, sono tutte questioni di enorme rilevanza democratica e quindi anche i candidati non debbono essere scelti soltanto per una capacità astratta e competente, ma anche perché ci dicano prima quali siano le loro, diciamo, attitudini rispetto a temi così delicati. Credo che questo sia un elemento assolutamente essenziale, sempre se si vuole restringere questa ormai, per certi aspetti, insanabile distanza tra cittadini e istituzioni di questo settore. Grazie.